L'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 dell'Università di Palermo, il 215° dalla fondazione, quest'anno a causa della pandemia è stata trasmessa in streaming. Dopo l'intervento del rettore Fabrizio Micali e del direttore generale Antonio Romeo, sono intervenuti Salvatore Granata, rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e Elena Concetta Giardina, rappresentante degli studenti in Senato Accademico. L'intervento conclusivo di Gaetano Manfredi, già ministro dell'Istruzione e dell'Università. L'attrice Pamela Villoresi ha letto alcune opere di Leonardo Sciascia e Dante Alighieri. L'amministrazione comunale di Bagheria ha emesso 5 ordinanze con cui si respingono le istanze di condono edilizio presentate dagli proprietari e a cui si intima la demolizione per ripristinare lo stato dei luoghi. Il caso più curioso riguarda una istanza di una cittadina deceduta che aveva chiesto il mantenimento delle opere realizzate in assenza di concessione edilizia consistenti nella sopraelevazione del piano terzo su una preesistente e di un immobile realizzato con licenza edilizia rilasciata il 31 agosto del 1968. L'istanza era stata presentata in data 22 luglio 87, oltre il termine ultimo, ovvero il 30 giugno 1987, quindi non accoglibile. Sono 16 gruppi di lavoro invitati a partecipare al concorso di progettazione del nuovo complesso parrocchiale di San Giovanni Bosco a Bagheria. I nominativi fanno riferimento ai coordinatori dei gruppi di lavoro selezionati, di cui 7 provengono dalla regione siciliana, che hanno inviato la propria candidatura secondo i tempi e le modalità previste dall'avviso di manifestazione di interesse pubblicato lo scorso 25 ottobre sul sito dell'Arcidiocesi di Palermo. Attivo il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti con una ditta esterna autorizzata dal Comune di Santa Flavia. I cittadini potranno effettuare la prenotazione di ritiro telefonando al numero 091 87 27 242 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 16.30, solo ed esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì. Eppure è possibile effettuare la prenotazione tramite email all'indirizzo marineo@palermorecuperi.com, scrivendo il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e il materiale da ritirare fino a un massimo di 3 pezzi, non superiore a 50 kg. Sempre alta la tensione dei lavoratori dell'ex stabilimento Fiat dell'indotto. Nei giorni scorsi 63 ex lavoratori della BM Sud, da 4 mesi senza assegno di mobilità, hanno protestato di fronte alla sede del comune di Termini Imerese. La NASPI è scaduta a luglio e sebbene a ottobre sia stato dato l'ok alla mobilità in deroga, ancora non sono arrivati i ristori. I rappresentanti sindacali chiedono al nuovo ministro Giorgetti un incontro perché tra pochi mesi scadono gli ammortizzatori sociali e senza un nuovo piano di rilancio non c'è alcun futuro per i 600 operai Blue Tech e i 300 lavoratori dell'indotto. Mercoledì 24 febbraio è prevista una nuova assemblea di lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento di Termini Imerese. L'Etna è tornato a dare spettacolo per alcune ore con una fontana di lava pulsante e un trabocco dal cratere di sud-est. È stata una fase in crescita di energia fino al suo completo esaurimento, seguito e monitorato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio di Catania. Circa un'ora dopo l'inizio del nuovo fenomeno sul cratere di sud-est si sono attivate altre bocche in direzione della bocca della Sella. Successivamente l'attività si è ulteriormente intensificata generando getti di lava alti fino a 800-1000 metri. Poco dopo ha avuto inizio un trabocco lavico sempre dalla bocca della Sella alimentando un flusso lavico diretto verso sud-ovest.